è troppo evidente che non è un'opera nostra. È, il pellegrinaggio è fatto, proposto, condotto, accompagnato, guidato dalla Madonna. È una presenza che diventa sempre più evidente. Consuetudine, ci veniamo ormai, questo è il sesto, il settimo consecutivo, e ci sono venuto la prima volta quando venne Giovanni Paolo II. Come mai la maglietta di Arquata? Beh, questa l'ho presa allo stadio in Ascoli per aiutare le popolazioni. Era la Proloco di Arquata, aveva fatto le magliette, le felpe per aiutare la popolazione. E che cosa chiedi? Di tutto, salute per me, i miei familiari, mia figlia che è nata a luglio e anche la pace, perché è un momentaccio. Da Giulianova, Abruzzo. Come mai al pellegrinaggio? Siamo fedeli del pellegrinaggio, veniamo a ringraziare la Madonna per l'anno passato. Abbiamo iniziato quando eravamo ragazzi, che venivamo a ringraziare la Madonna per l'anno passato a scuola, adesso continuiamo a affidare alla Madonna l'anno passato. Quindi da quanti anni? Sono 35 anni. E ho un'abitudine, il quindicesimo anno questo. Cosa chiede? Tante cose, soprattutto per la famiglia e per i figli, per le figlie, nel mio caso. Tante cose personali, che uno è tanti anni che lo facciamo e siamo sempre qui. E nel passato sono state esaudite queste vostre richieste? Ma sì, in un certo senso sì. Provincia dell'Aquila. E come mai qui al pellegrinaggio? E me l'ha consigliato un'amica che era bella, cioè, pure io per sentito dire avrei voluto partecipare, insomma, me l'hai detto appena ieri, sono venuto. Quindi è la prima volta? Sì. E cosa chiederà la Madonna? Beh, io comunque la prima cosa è per ringraziare, cioè, poi tutto quello che mi vorrà dare lo sa lei, insomma, io modestamente. No, intanto ringrazio per quello che già mi ha dato. Sono quattro anni di fila che lo faccio. Cosa chiede alla Madonna? Tante cose. Personali o? Personali e non personali, anche per i miei amici. Una per esempio? La guarigione di una persona cara. Lei? Io qui ringrazio e anch'io prego per stati di salute non proprio ottimali di persone molto care, parenti e amici, ma soprattutto anche per ringraziare per tante cose, anche grazie avute in questi anni. Oramai è un gesto che mi porto da tanti anni e veramente con tanto affetto. Per chiedere o per ringraziare? Prima di tutto per ringraziare e poi anche per chiedere. Sì, sì. No, io sono qua di Macerata proprio. Vabbè, non è peccato. Anche lei è da Macerata? Camerino, quindi un anno difficile. Sì, abbastanza, insomma. Ringraziando il Signore, al nostro convento e alla Chiesa, tutto ancora è a posto, per cui non ha creato grossi problemi. La maggior parte della gente tanti problemi ha creato, insomma. Qui per pregare anche per loro. Farà il cammino fino a Loreto? No, perché domani abbiamo gli impegni di servizio, alle 9 dobbiamo stare a fare servizio, per cui non è possibile. Speriamo il prossimo anno. Pellegrinaggio per appunto riportare tutto a un rinnovamento, a una riprova, a una testimonianza, a una presenza. Tutti a casa di Maria. È la prima volta? La seconda. Com'è stata la prima esperienza? La prima esperienza dirò semplicemente che avevo il libretto delle canzoni e non le avevo cantate. Nervoso. Adesso invece le canto. Ci sta parlando, ci sta salutando. Sente il Santo Padre l'applauso. Buonasera a tutti. Buonasera. Voglio salutarvi in questo momento che incomincia il pellegrinaggio. Vi auguro un buon pellegrinaggio.
il tema del pellegrinaggio è una frase molto bella. Mi ami tu? Ma è una frase a due sensi, come le strade a due sensi. Io posso chiedere a Gesù, mi ami tu? E Gesù chiede a me, mi ami tu? Io auguro che questa sera, nel cammino, nel pellegrinaggio, ognuno di voi senta la voce di Gesù. Mi ami tu? E pensi e risponda a Gesù. E poi domandale a Gesù. Gesù, mi ami tu? E senta quello che Gesù dice al cuore. Un abbraccio grande, un abbraccio grande. Vi auguro un buon pellegrinaggio, ma con questa frase a doppio senso. Gesù a me, mi ami tu? E io a Gesù, mi ami tu? Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Buon pellegrinaggio. Grazie, Santo Padre. Ecco, che bel applauso, Santo Padre. Grazie a lei, e a tutti. E questa notte pregheremo tanto per lei, Santo Padre, per le sue intenzioni. Grazie tante. E ci grazie tante. Ci accompagni e ci benedica, Santo Padre. Grazie. Grazie.